Adesso vado dal fruttivendolo, devo comprare appunto le carote, cipolle, sedano e basta come verdure, perché l'obiettivo di oggi è andare a fare il ragù buono e basta, andiamo. Bene, andiamo al fruttivendolo. La passeggiata ce la facciamo dopo, adesso prendiamo la macchina. Se non si accende, mi sa che la passeggiata la facciamo sul serio. Missione compiuta. Boh, abbiamo preso le verdure. Adesso andiamo secondo al supermercato che devo andare a comprare la carne. Cioè, dovrei già averne, ma non è abbastanza. Quindi adesso ci andiamo a rimpilzare un pochino. La ricetta prevede anche le bacche di ginepro che dovrei avere a casa. Come carne potete scegliere quello che vi piace di più a voi. Io di solito faccio macinato misto. Comunque top il fruttivendolo perché così non devo comprare quelle confezioni enormi che non mi servivano assolutamente a nulla di verdura che poi c'è su un pacco di carote, io ne uso 3-4 e il resto che cazzo me ne faccio, sì? Potrei mangiarlo come comuni mortali, ma io essendo da solo, vivendo da solo, cioè se compro 1 chilo di carote o mangio carote tutti i giorni prima che vadano male, se no è impossibile. Fossimo in 2-3 te la gestisci e risparmi anche. Ma non è questa la situazione. Sì, c'è questo tempo un po' di merda. Io dopo mi voglio andare a fare una passeggiata in centro, con o senza ombrello, non mi importa, la devo fare assolutamente. Il conclave ha deciso. Solo che non so, ci vorrebbe un po' di soletto. Cioè, se ci fosse un po' di soletto, io magari andrei anche in montagna e farei le mie cosine questi ultimi giorni di vacanza, anche perché tra poco inizio a lavorare per il nuovo lavoro. Devo ancora firmare il contratto, ma quello si fa sempre il primo giorno quando arrivi lì, quindi tranqui. E niente. Poi in tutto questo, una mia amica finlandese mi ha detto che vuole prendersi le ferie per i primi di giugno e mi ha chiesto se sono libero. Io purtroppo non lo so neanche ora, cioè non penso che appena iniziato a lavorare posso già chiedere una settimana di ferie e farmi un viaggetto con lei, non penso. Però magari un paio di giorni, magari viene lei qua e ci organizziamo, non lo so, non lo so. Beh, allora io voi vi lascio lì, però cioè se adesso qualcuno mi spacca il vetro per rubare due sedani in croce mi incazzo. Alla fine ho comprato anche le patate e la maionese, visto che avevo finito. Allora ragazzi, partiamo con le verdure. Abbiamo preso un pochino di sedano, 3 carote, 2 cipolle. Partiamo tagliando direttamente il sedano. Avrei bisogno di magari un obiettivo un pochino più grandangolare, perché così non mi vedete. Mi devo mettere qua per forza. Non che sia un problema, ma insomma. Allora, anzitutto dobbiamo sbucciare. Innanzitutto bisogna sbucciare le carote. Sbucciamo qua direttamente, poi buttiamo via tutto, tanto. Ok, una volta sbucciate le carote dobbiamo andare a tagliare la parte sopra e quella sotto. Ok. Allora, il prossimo passaggio è tagliare a striscette e cubettini le carote, cioè tagliare il più piccolo possibile. Quindi io adesso prima faccio a striscette, quindi per capirci in questo verso qua, quindi prima in questo verso e poi una volta fatto quello tagliamo in questo verso e continuiamo così finché non sono il più piccolo possibile. Fantastico. Ok. Tagliate striscette di un lato, facciamo striscette dall'altro lato as well. Mi servirebbe tipo un trita carote, trita cose, giusto per essere un pochino più veloci. Ok, il più piccolo possibile, meglio è. Questo coltello l'ho comprato in Francia ed è particolarmente affilato. L'ho preso 2 anni fa ed è rimasto super mega iper affilato. Sì che è un coltello al supermercato e l'avrò pagato 10 euro. C'è nulla di speciale, però
sempre paura questo coltello. Continuiamo a tagliare, sempre più piccolo, sempre più minuscolo. Ste carote, ci manca l'ultima a tagliare. Però questa qua intanto, visto che mi fa casino, le metto già direttamente dentro una pentola. Come ho detto prima, facciamo prima striscette e poi le mettiamo tutte nello stesso verso. Iniziamo a tagliare per fare cubettini. Le carote sono tagliate, adesso bisogna fare le cipolle. Quindi partiamo già subito spediti, togliendo tutta questa pelle. Io sta qua, c'è una cipolla così grande. Mamma mia, piangerò fino a domani. Mi apro la finestra così se devo saltare fuori in preda alla disperazione non ho ostacoli. Cioè, questa cipolla si farà di certo rispettare dalle altre cipolle perché è tipo enorme. Io adesso la sto solo spellando, mi viene già mezzo da piangere. Cioè, sento che sarà una sfida. Sto mordendo un panino più grande di me. Non so se ho abbastanza punti esperienza per sconfiggere questa cipolla. Tipo una bestia di Satana. Vabbè, partiamo. Cioè, ho appena iniziato il combattimento, mi viene già da mezzo piangere. Mamma mia, sta provando a scivolare via. Combatte. Aggressiva. Attacchiamo il cuore, serve un palo di legno. Che miseriaccia. Non taglio mai le cipolle così. Vediamo se possiamo usare. Se abbiamo a disposizione un altro strumento, oltre che la spada. Dobbiamo sfamare la pancia della balena. Che cazzo sto dicendo? Ok, ora che l'abbiamo domesticata, vediamo se riusciamo a. Ecco perché prendevo lo scalogno più docile. Puttana. Mamma mia! Mamma mia, sta cipolla. Sta combattendo, decisamente sta combattendo. Vabbè, diciamo che va bene così di cipolla. La mettiamo con le carote, ora dobbiamo unire il tutto. Allora, laviamo il sedano. Solita tecnica, ragazzi. Sono esausto. Dicevo che la cazzo di cipolla mi ha stremato. Siamo quasi alla fine. Vedo la luce nella galleria. Potrei sminuzzare ancora molto di più, ragazzi, ma. Mi sa che tra un po' getto la spugna, bandiera bianca. Boh. Allora, mescoliamo ora un pochino dentro. Un tot di olio, perché qua c'è tanta verdura. Ok. Accendiamo il fuoco. E lasciamo andare adesso. Andrebbe vino rosso, però vabbè, sti cazzi. Finiamo il tavernello. Ci buttiamo tutto, non è tanto, potrei mettercene un altro. Dopo magari lo facciamo. Mamma mia, sta cipolla come mi affronta. Comunque, ragazzi, penso di aver messo decisamente troppe verdure, perché io quella quantità di solito la metto per 1 chilo di carne. Poco più di quella quantità per 1 chilo di carne, solo che stavolta è mezzo chilo e ho tutta quella roba, quindi sarà, non so che dire, sarà un ragù molto salutare, sarà un ragù molto felice e avrà tanto gusto. Va bene, va bene. Mezzo chilo di carne e di suino in questo caso. Io di solito faccio misto, solo che stavolta mi sentivo in vena. Quindi adesso prendiamo anche le bacche di ginepro. Eccole qua, ne ho ancora. Per una quantità come quella ne bastano 7, 6, 7, anche 8 se volete. Questo è un ragù molto semplice, a dire la verità. Anni fa ho fatto un ragù con carne di cervo, spettacolare. 800 grammi di cervo, lo taglietti, sminuzzi e. E poi, essendo carne selvatica, della selvaggina, dovresti
dovete farle andare tante ore, ma non solo. Ogni tot, quando l'acqua, cioè quando la carne sprigiona acqua, dovete toglierlo. Quindi magari un giorno faremo un video su quella ricetta. Dovete aggiungere grappa, vino bianco. Devo rivedermi la ricetta che avevo usato, però era spettacolare. Ragazzi, ricordatevi comunque che bisogna mescolare, perché se si attacca e inizia a bruciarsi, viene una merda, il gusto è irrecuperabile. Quindi dovete mescolare ogni tot. Si presenterà così per il momento. E niente, voi dovete stare qua. Dopo per salare potete o salare o direttamente metterci tipo un dado, io ci metterò un dado. Uno basta, in caso posso comunque aggiungere del sale. Per il dado, allora prendete un dadino e come ho fatto con il risotto lo sminuzzate e poi verrà semplicemente aggiunto. È arrivato il momento di aggiungere la carne. Miseria, che schifo. Mettete la carne, mescolate, lasciamo andare un pochino e quando la carne sarà diventata marroncina, allora è il momento per mettere, io di solito metto i pelati. E solo che stavolta l'ho vellutata, insomma stavolta il ragù verrà una merda, abbiamo capito. Poi sembra che stia cercando scuse, ma cioè, secondo me viene buono comunque. Vabbè, non è che non penso sia una porcheria questo. Mettiamo anche il dado. Comunque avete capito che non siete qua, cioè questo non è un canale di cucina, non sono qua perché sono il massimo esperto di ragù, di risotti, di pasta asciutta e quant'altro. Cioè io sono qua per divertirmi, filmo semplicemente la mia vita, come va, come non va, senza troppe aspettative. Quindi è più intrattenimento, ecco, che informazione. Poi iniziamo a mettere la passata, la mettiamo tutta. Ok, adesso dobbiamo farla andare per qualche ora, quindi semplicemente ci tiriamo giù i granellini di verdure che ci sono qua nei bordi, mettiamo un coperchio, mettiamo fuoco basso e facciamo andare 4 orette, 5 orette. Per adesso questo è il risultato. Però tra qualche ora sarà molto più bello. Ovviamente, ragazzi, potete aggiungere dello zucchero per eliminare l'acidità della passata. Ah, siete lì, ok. E per eliminare l'acidità della passata. E niente, un filo di zucchero. Dopo aggiungiamo ancora sale perché ho assaggiato ora e non è che sia questo così, così aggressivo. Ecco, noi vogliamo un pochino di più. Però lasciamo andare qualche ora, ci aggiorniamo dopo. Mamma mia, che tempo orribile. Che voglio fare una passeggiata? Beh, io e in tutto questo sono uscito senza ombrello, quindi spero veramente che non succeda il disastro. Comunque, se volete provare una pizzeria buona a Verona, ci sta. Si continua con la passeggiatina, il tempo non è che sia dei migliori, anzi, proprio per niente. Tra l'altro, io sono uscito con il ragù che andava, che ribolliva e zampillava, quindi spero che non mi sia andata a fuoco la casa. Sono appena arrivato, mi sento profumo di ragù. Qua meno male che non è esploso, ma ora facciamo la prova del 9. Aspetta che vengo lì. Avete visto mai qualcosa di più bello? Io no. Io no. Ok. Ci siamo. Bene ragazzi, fantastico. Allora, il ragù qua sta andando, devo ancora, sono quasi le 9, devo un quarto alle 9. Non so neanche cosa cucinarmi stasera, ma avendo mangiato pasta a pranzo, per quanto questa sia un'ottima vista. Ah, fammi assaggiare per capire se serve più sale, piuttosto. Si sentono le verdure, decisamente. No, sale giustissimo. Lasciamo andare ancora un altro paio d'ore e poi ci siamo. Ragazzi, l'ingrediente segreto, la cannella. Dovete aggiungere alla fine. Ah, brucia! Dovete aggiungere alla fine un po' di cannella. Così va bene. Adesso lo lasciamo qua, fuoco spento per un paio d'ore che si rilassi e poi ci siamo.
Ho appena riempito i vasettini e ne abbiamo fatti 8 con quella quantità, quindi vedete che con 3 carote, 2 sedani, una cipolla e mezzo chilo di carne si fa questa quantità. 180 e con questo fate due porzioni abbondanti, quindi 250 grammi di pasta per un vasettino. Allora questi qua ora li potete mettere in freezer e quando avete fame ne sguinzagliate uno. Un vasetto come ingredienti vi costa circa 1 euro. 1 euro a vasetto circa. Guardate come sono carini.